Uomini e donne, Tina Stratton e umilia Gemma, tu sei proprio squallida. Gossip uomini donne Turnover, Tina Cipollari Stratton ed umilia Gemma Galgani, tu sei proprio squallida. Eccoci con un nuovo appuntamento con le ultime novità di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, che continua a tenere incollati alla TV moltissimi telespettatori ormai appassionati alle vicende di Giorgio, Gemma e Tina. Uomini e Donne Turnover, San Valentino, la puntata di oggi. A San Valentino va infatti in onda oggi una nuova puntata del Turnover. Si nota subito la prima assenza, quella del cavaliere Domenico, che come ben saprete, si dice innamorato dell'opinionista Tina Cipollari. Maria De Filippi fa partire un filmato in cui viene mostrata la vita di tutti i giorni di Domenico. Al termine del video, Maria ci svela una chicca, Domenico paragona ogni donna a Tina. Uomini e donne Gossip News, Gemma Galgani liquida Raffaele e Maria la umilia. Si passa quindi alla star femminile, insieme a Tina, di Uomini e Donne Turnover, Gemma Galgani. Maria fa partire la clip dell'incontro tra Gemma e Raffaele. La Galgani si dice preoccupata dell'atteggiamento di Raffaele, pensa sia influenzato da Tina Cipollari, mentre Raffaele dice che si sente usato. La dama torinese irrompe in studio e si scontra subito con Tina Cipollari in merito a quello che si è visto nel filmato. Ed ecco la decisione, che non ti aspetti, Gemma Galgani decide di interrompere immediatamente la conoscenza del cavaliere Raffaele, che risponde per le rime ed afferma che ha perso ogni interesse nei riguardi di Gemma, e che intende rimanere a Uomini e Donne per aver la possibilità di conoscere altre dame. Gemma chiede alla conduttrice di non permettere la permanenza di Raffaele, ma Maria De Filippi umilia Gemma, accordando il permesso a Raffaele. Uomini e donne, Tina Cipollari strattona e umilia Gemma Galgani, Giorgio, non ballare con lei. Gemma invita Giorgio Manetti a ballare, ma Tina non ci sta e comincia a strattonare la Galgani, tu sei proprio squallida. Ma non solo, invita Giorgio a non accettare l'invito di Gemma. Il pubblico comincia a scaldarsi ed accusa il Manetti di non essere sincero. Giorgio, visibilmente irritato, decide tuttavia di accontentare Tina e il pubblico e declina l'invito di Gemma. Ecco il turno di Anna. Per il suo compleanno, Giorgio le fa un regalo per festeggiare anche la loro ritrovata amicizia. L'opinionista Gianni Sperti dice la sua, è fuori luogo. Il corteggiatore attuale di Anna, Walter, invece sembra più tranquillo, non ci vede nulla di male nel gesto del gabbiano. Gossip News, uomini e donne, Giorgio Manetti liquida la sua ultima fiamma. Al centro dello studio ora c'è proprio Giorgio, con la sua ultima conquista. Parte un nuovo RVM in cui viene mostrata l'esterna tra Giorgio ed Anna, la dama, che sta frequentando in questo ultimo periodo. Entrambi si dicono soddisfatti, c'è dell'alchimia tra di noi. Ma ecco il colpo di scena, appena la dama entra in studio, Giorgio la delude affermando che intende concludere la conoscenza della donna perché l'alchimia è svanita. Dallo studio e dall'opinionista Gianni Sperti piovono critiche a non finire su Giorgio, reo di aver tenuto con Anna un comportamento insensato. Uomini e donne Trono Classico, Sara Affifella, la scelta inaspettata. Uomini e donne Trono Classico News, le ultime novità riguardano l'ex Temptation Island Sara Affifella. Nell'ultima registrazione Sara ha preso una decisione inaspettata, ha infatti scelto di eliminare il corteggiatore Emanuele Trimarchi.